Esiste un rumore che si chiama rumore bianco, proprio chiamato dai tecnici ingegneri acustici. Il rumore bianco è il rumore dell'acqua, un rumore naturale, un rumore del benessere. In questo caso, quindi, il parco sonoro che io ho progettato, e si chiama sonoro perché il Piazza Castello in quel momento è in streaming con la Scala e quindi diventa un luogo sonoro, non solo un luogo della natura, diventava anche con il rumore dell'acqua, della fontana, un rumore bianco. E quindi questa la conciliazione, diciamo, tra queste cose insieme, secondo me è un'idea di benessere, cioè essere bene, stare bene. L'architettura quindi può dare una risposta attraverso il bianco in questo modo. Ci sono poi 200.000 tipi di bianco, l'Oikos ne ha fatti 200, io ne ho usati 100 nella mia installazione, ma perché? Perché la natura varia continuamente, quindi noi dobbiamo continuamente studiarlo questo bianco, non è finita qui con questo White Invest City.